un incidente mortale nel pomeriggio di ieri in Alpago. Il Corriere delle Alpi ne dà conto con questo titolo. Sbanda in curva e si schianta sul guardrail. Motociclista muore sulla 51 a Santa Croce. L'incidente, spiega il giornale, è capitato ieri alle 17.30. La vittima è Massimo Rosa, di Venezia. Ha perso la vita sul colpo. Secondo i testimoni, non correva. Sull'asfalto è rimasto il segno della frenata della moto prima dello schianto mortale contro il guardrail. Si tratta di un pensionato sindacalista con la passione per le moto, e il Corriere delle Alpi ospita anche un breve articolo con il dolore della Will, che lo ricorda come persona, come una persona davvero per bene. Ma sul Corriere delle Alpi oggi viene dato conto anche di un altro incidente mortale che è capitato giovedì sera sul ponte di Fener. Titola il quotidiano: con l'auto contro la montagna, donna muore sul ponte di Fener. L'incidente nella tarda serata di giovedì, la vittima è la 48enne Eleonora Zaffaina di Cairano San Marco, che si è schiantata appunto dopo la rotonda vicina al ponte. Ma andiamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, prima pagina che presenta come titolo principale il seguente: progetti comunali fermi, fondi di confine congelati. Il presidente del comitato che li gestisce, Dario Bond, segnala la difficoltà nei paesi. Partito il confronto per modificare il regolamento del fondo. Le risorse affidate al comitato per i progetti di rete sono destinate a salire dal 10 al 30%. Il tema viene affrontato anche nella prima pagina che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Comuni in difficoltà con le progettazioni, fondi di confine congelati 2 anni. L'idea, c'è anche l'idea, per aiutare i comuni ad affrontare i tanti progetti che hanno in cantiere, viste anche i finanziamenti arrivati tramite il PNRR, l'idea è quella di creare un service a livello provinciale per sostenere i comuni proprio nelle progettazioni. Andiamo avanti sulle altre pagine del Corriere delle Alpi. Tre nuove ambulanze super accessoriate a servizio degli ospedali di Belluno, Feltre e Pieve di Cadore. I veicoli sono stati benedetti ieri mattina in Piazza del Duomo a Belluno dal vescovo Renato Marangoni. Salgono così a 13 i mezzi acquistati dall'US Dolomiti negli ultimi 3 anni. E cambiamo argomento, parliamo di scuola. Partite le ricerche dei supplenti. 38 professori non hanno accettato di entrare in ruolo. Anticipate le operazioni per le assegnazioni dei posti liberi, con l'obiettivo di garantire all'inizio della scuola al maggior numero di studenti possibili un organico di insegnanti ormai completo e all'altezza delle attese. E siamo a Belluno. Il buio non favorisce i ladri, il sindaco prudente sui lampioni. I titolari delle attività che hanno subito furti hanno chiesto di riaccendere le luci di notte, ma il sindaco del Pellegrin frena su questo aspetto. Ne riparleremo al tavolo sicurezza, se serve valuteremo anche questa possibilità. La pioggia non manca, ma il bellunese soffre per il caldo anomalo. Questa è la sintesi del rapporto proposto dai tecnici di ARPAV alla fine del mese di agosto e anche per l'anno 2023 fino a questo momento. Temperature più alte della media di quasi 1 grado, le precipitazioni di quest'anno sopra le serie trentennali. E siamo sulla pagina di Feltre.
una donna alla guida di San Vittore per dare slancio all'attività ricettiva. Questo è il titolo che è stato scelto per indicare che ci sarà un nuovo rettore al santuario di San Vittore di Anzio di Feltre, che sarà Don Francesco De Luca, che nel suo attuale compito di rettore del santuario del Nevegal sarà sostituito da Don Diego Puricelli. E invece la donna a cui si fa riferimento è Pierina Salomoni, che avrà la responsabilità di coordinatrice della casa del santuario di San Vittore, un impegno che ha già svolto a Canale d'Agordo alla casa alpina della diocesi di Ferrara Comacchio. E poi il problema dell'acqua non più potabile a Sovramonte a causa del batterio Escherichia coli. È vietato anche lavarci i piatti. Al time out bar di Sorriva, bicchieri di plastica e caffè con l'acqua dalla tanica. Attivate le operazioni di disinfezione delle tubature. Presto nuove analisi, nella speranza che dopo la disinfezione l'acqua possa tornare potabile e a disposizione dei cittadini. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Gli autobus urbani di Belluno arriveranno fino a Libano di Sedico. Al via dal 13 settembre l'estensione della linea Lilla fino al campo sportivo di Libano. Le corse copriranno l'intera giornata. Più vicini servizi e scuole del capoluogo. Certamente si tratta di una bella opportunità per chi risiede a Libano. E sempre per quanto riguarda il trasporto, eccoci in Alpago, ditte a corto di mezzi e autisti, in forse la navetta studenti, a rischio il servizio dedicato ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, che vivono nelle frazioni alte. La giunta si appella al volontariato, la minoranza, il comune assuma personale, in modo da non far cessare questo utile servizio. E poi sulle pagine dedicate a Cortina e al Cadore, lavori alla provincia per sistemare la colata detritica che ha reso non percorribile la strada regionale 48 al passo Tre Croci, provincia che interverrà con una somma urgenza. La strada sarà chiusa almeno 2 settimane. È il tempo necessario per realizzare un vallo di continuamento di eventuali nuove colate detritiche e per mettere a posto la situazione. Siamo sempre sul Corriere delle Alpi e vediamo sullo sport. Giro d'Italia 2024, l'Alpago possibile sede di partenza. Nessun traguardo in provincia secondo le indiscrezioni sulla Corsa Rosa, praticamente ufficiale invece la tappa che da Mortegliano arriverà a Sappada. Dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che in prima pagina propone un titolo sul referendum che c'è stato ieri in Safilo a Longarone, dove i lavoratori hanno detto sì all'accordo proposto per il loro passaggio alla Telios e alla Innovatec. Il tema viene poi analizzato in una delle pagine di approfondimento del Gazzettino di Belluno. Passa la cessione Safilo, l'83% dei votanti dice sì. Alle urne 318 lavoratori su 447. Via libera al passaggio in Telios e in Novatec. La CISL, una maggioranza importante. La UIL, così si riapre anche Longarone 2.
una prova di maturità che premia il lavoro fatto in questi mesi, ma vigileremo perché, sottolineano i due sindacati, non si tratta di un punto di arrivo, ma di un punto di partenza. La CGIL era invece contraria a questa prospettiva, a questo accordo, e ha un po' ironizzato sul risultato, sottolineando che la percentuale vera dei votanti è del 59%. Praticamente sì, sono pari al numero di chi andrà in Telios, ha sottolineato. E poi anche sul Gazzettino il tema dei fondi di confine. Stop di 2 anni. Il presidente del comitato paritetico, Dario Bond, tanti progetti fermi, non faremo la nuova programmazione 2025-2026. E scatta la rivolta dei sindaci, da Cesio Maggiore a Soframonte. Se queste sono le idee, prima è meglio che si confrontino con noi, sottolineano. Ma, sottolinea da parte sua Dario Bond, i comuni sono oberati di lavoro con il PNRR. Si tratta di una scelta temporanea per togliere pressione agli enti alle prese già con tanti progetti. Fondazione Teatri di Belluno. Consigliera si dimette dopo 4 mesi. Monia Franzolin lascia il CDA della partecipata che si occupa del teatro comunale. Solo per motivi di lavoro, fa presente. Ora si apre la ricerca del sostituto che dovrà lavorare con il presidente Massimo Ferigutti e con Francesca Bortoluzzi. Il sindaco stronca eventuali ipotesi di retroscena politici e spiega: già partito l'iter per la sostituzione. Abbonamento all'autobus, mai più file. Dolomiti Bus ha avviato la prenotazione a fasce orarie. Chiediamo agli utenti di arrivare sempre 10 minuti prima nell'agenzia per sottoscrivere l'abbonamento in modo da rendere le procedure più svelte e non perdere tempo. E sempre da Belluno, Belluno Kids, il festival entra nel vivo attorno alla fontana di Piazza dei Martiri. Gli appuntamenti si intensificano, dalle 11 la festa e il concerto del coro arcobaleno, la serata al comunale. E anche sul Gazzettino torna la notizia della presentazione delle nuove super ambulanze dell'US Dolomiti, ambulanze destinate al settore urgenza ed emergenza, che affiancheranno gli elicotteri del SUEM nel caso appunto questi fossero già impegnati o fossero impossibilitati per le condizioni meteo, per il buio, ad operare. Nell'occasione ha dato anche modo al commissario dell'ULS di ringraziare i volontari delle ambulanze riuniti in varie associazioni sul territorio provinciale che contribuiscono a garantire un servizio importante. Ed eccoci sulle pagine di del Feltrino. Nuove telecamere contro gli ecovandali. La regione stanzia altri fondi, circa 500.000 di euro, per potenziare la rete di controllo sulle aree di raccolta dei rifiuti. Castellaz, Pedavena, installeremo anche un lettore delle targhe. Curto, Feltre, analizzeremo con la polizia le priorità su cui agire. Pedala Feltre, alleanza con il Palio e biciclette vintage. Appuntamento il 10 settembre a Largo Castaldi per la cicloturistica non competitiva tra i quartieri cittadini. E siamo a Santa Giustina, cavalcavia della ferrovia. Test di chiusura, poi demolizione. Sabato 9 settembre, interdizione totale del manufatto della ferrovia a Formegan. Traffico deviato per un giorno. Inizia infatti la nuova fase dei lavori, come spiega ANAS, da metà mese circolazione sospesa per l'abbattimento. Ieri qualche disagio nell'altro cantiere a Pont, dove le auto sono state deviate sulla bretella che concode a Busche. E sono infatti in corso anche i lavori al sovrapassaggio della ferrovia in quel di Busche. Falcade, premio fedeltà, consegnate le pergamene a 120 famiglie, riconoscimento ai turisti che da 30 anni scelgono il territorio.
Borgo Valbelluna, da Malga Canidi a Rifugio Posa Puner. Camminata in cresta. Massi in bilico, la strada regionale 48 resta chiusa. Vertice in prefettura dopo la colata che aveva imposto il divieto di transito sulla strada per il passo Tre Croci. Prevista la realizzazione di un vallo di contenimento di 120 metri e alto 4 dietro al resident, serviranno almeno 20 giorni di lavoro, vallo che serve per appunto contenere eventuali altre colate che possano dare problemi alla viabilità e alla sicurezza della zona. Cortina d'Ampezzo, pronto il nuovo asilo nido, sarà aperto 11 mesi l'anno. E sempre da Cortina, addio a Luigi Menardi, per anni autentica colonna del paese. E infine una notizia di sport, Montebelluna da non sottovalutare. Stiamo parlando di calcio. Nicola Zanini, allenatore della Dolomiti Bellunesi, presenta l'anticipo di Coppa Italia a Feltre. Oggi chiede ai miei giocatori attenzione e prestazione. L'allenatore non avrà a disposizione lo sloveno Nunic. I gol del Cobra, di Corbanese, l'attaccante che ha lasciato, siamo costruiti perché possano segnare tutti. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale saluto con l'augurio di buona domenica.